grazie a tutti e come ogni lunedì anche questa sera lo ringrazio per essere stato con noi in questa stagione, lo ringrazio sinceramente, Maurizio Crozza. Buonasera fratello Mauri. Ciao Mauri. Ciao fratello Fabio, una stagione più breve del previsto. Vabbè, però guarda, senti Fabio. Dimmi. Tu i miei numeri ce li Ma hai. Ma sì. Io ho i tuoi. Ma sì. In Liguria non abitiamo nemmeno lontani. Ma sì. Cosa vuoi che ti dica? Ci si vede in giro. Va bene, però sorvoliamo. Ciao. Dai Mauri, sorvoliamo. Sorvoliamo. Dai. Sorvoliamo. Come faccio a sorvolare? Sorvola. Dimmi. No, 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 sorvola, sorvola. Ti chiudono il programma con tre puntate d'anticipo e io dovrei sorvolare. Come faccio a sorvolare, scusa Fabio, dimmi. Come faccio a sorvolare sul fatto che ieri l'amministratore delegato della RAI, Salini, ha detto che non ne sapeva niente della chiusura anticipata di questo programma? E vabbè, ma non è che... L'amministratore delegato è Salini o Salvini? Ma no! Perché secondo me, scusa Fabio, Salvini lo sapeva, a naso. Mauri, sì. sorvola, dai. E non riesco a sorvolare. Fai quello che vuoi. Non riesco a sorvolare. Salini che non sapeva niente, come se Tim Cook scoprisse dai giornali che è uscito il nuovo iPhone 11. Ah, è uscito, e com'è, bello. Dai, basta, Fabio, racconta qualche altra cosa, hai dell'altro da raccontarci, dai. Vabbè, alleggeriamo, dai. Oh, bravo, alleggeriamo. Sei contento? Alleggeriamo? Sì, alleggeriamo. Alleggeriamo. Allora, parliamo del ministro dell'interno. Eh no! Dai! Dai! Oh, scusa, Fabio. Mauri! Non so se hai visto, Fabio, che Salvini continua nella sua furiosa lotta alla cannabis, no? Sì. In settimana ha dichiarato... Meglio legalizzare la prostituzione, la droga fa male, far l'amore fa bene. E qui la domanda sorge spontanea, no? Cioè? Ma cosa si fuma lui per fare analogie del genere? Cioè, arrivo. Che cazzo c'entra la prostituzione con l'amore? Uno che li mette sullo stesso piano o non ha mai conosciuto l'amore o ha sempre speso troppo con le fidanzate. Ma... No. Mauri, sorvola. No, sorvola. Dai, Fabio, sorvoliamo. D'altra parte, io lo capisco, Salvini. Gli sta andando a puttane il consenso, è ossessionato dall'argomento. Dai, no? Basta! Ma... No, ma infatti... Continuano a ripetersi, non so se hai notato, i casi di balconite. Che cos'è? È una malattia recente, sai, la moda di contestare i comizi di Salvini stendendo degli striscioni sui balconi, ah, no? Sì, la sì, balconite. Sì. Ecco, oggi a Bergamo, su ordine della questura, sono intervenuti i pompieri con la gru per toglierne uno con la scritta «Non sei il benvenuto». È un'opinione, no? Discutibile, se vuoi, ma è... Non è un insulto. Scusa Fabio, da quando in qua, se uno dissente, arrivano i pompieri? Cioè, non andava a fuoco niente, non c'erano gattini in pericolo, il balcone non era pericolante, perché l'hanno tolto di forza? A meno che non sia un nuovo servizio dei pompieri. No, perché se lo fanno per tutti magari è comodo, quando c'è l'allerta pioggia. Tu chiami il 115 dall'ufficio e loro ti ritirano il bucato con la gru. E poi magari chiami anche la guardia medica per la tiratura. No, ma non lo so, potrebbe essere un servizio dei pompieri recente. Fabio, sorvola, ti prego. No, sorvola tu. Ah, sono io, scusa. Non mi ricordavo più chi doveva sorvolare. Devi sorvolare tu, sempre tu. Ok, d'accordo, ora che lo so, cercherò. È che nella Lega, Fabio, ci deve essere un certo nervosismo. Ieri in Sicilia... Ha perso tutti i ballottaggi nei comuni la Lega. A Gela, pur di non votare il candidato della Lega, hanno votato quello di una lista che metteva insieme Forza Italia e PD. Che brividi, Forza Italia e PD. Due partiti quasi estinti. Uno che ha un leader ormai bollito, stanco, che non ha più niente da dire, e l'altro è guidato da Berlusconi. Cioè, capisci? Forza Italia e PD insieme. È pazzesco. Fino a pochi mesi fa sarebbe stato totalmente al di fuori della realtà. Diciamo che viveva solo nei sogni di Renzi.
e ora è successo davvero. Fabio, io lo so che siamo in par condicio. Bravo. E dovrei essere equilibrato. Bravo. No? Però, perdonami Fabio, dopo queste vicende io invece credo che a questo punto sì? ti dirò apertamente con chi andrò. No, Mauri, occhio. Io a votare. No, Mauri. No, lo faccio. No, Mauri, no. Scusami, alle europee io ho deciso il mio candidato, e voglio dirlo qui. No, Mauri, ti prego, davvero, non si può fare. Davvero, non si cazzo può. Cazzo te ne frega, cosa fai? Non ti chiudono il programma? Ormai, cosa te ne frega? No, ma bisogna essere corretti comunque. Bisogna essere corretti sempre. Guardate che hai già fatto. E lasciamole dire, no? No, no. Io alle europee... No! Sì, voto Don Corrado. Don Corrado? Sì, sì, il cardinal certo. Krajewski. Sì. L'elemosiniere del Papa che ieri, dopo che l'ACEA, l'azienda elettrica di Roma, aveva staccato la luce in un palazzo occupato, minchia, si è infilato in un tombino come una tartaruga ninja. Ha tolto i sigilli al contatore e ha riacceso tutto. Luce del Signore. Batte luce elettrica 1-0. Grande sfida. La CEI contro la CEA. Un cardinale così, veniva un cardinale così, mi riavvicina alla Chiesa. Lui è quello che insieme a Papa Francesco si era inventato i bagni e i dormitori per i senza tetto nel Vaticano. Diciamo che Don Corrado non si fa tanti problemi, aiuta veramente le persone in difficoltà. Fabio, io fossi in te una telefonatina gliela farei. Ma... No, Fabio. Fabio. Magari stanotte l'elemosiniere si fa calare con una fune nell'ufficio di Salini e rimette a posto tutto. Ma dai, che siamo Fabio. Fortunati. A non rivederci ciao Mauri, più. Grazie davvero di tutto. A presto. Ciao. Maurizio K.